Sì, con l'iniziale chiaramente non ha aiutato trovare delle soluzioni per poi dopo provare ad andare a vincere la partita. Chiaramente ci siamo trovati sotto di un gol, abbiamo cercato comunque di andare a recuperare la partita fino a fine primo tempo, poi secondo tempo ci è mancato secondo me un pochettino quella reazione da squadra matura che comunque in un derby non deve mancare, soprattutto per il derby, ecco. Ma no, quello no, siamo una squadra che comunque credo che da domani resetti e pensi subito alla prossima partita per cercare di tornare a dare delle soddisfazioni ai tifosi che stasera non ci sia riusciti. Sì, beh, credo che comunque alla fine se andiamo ad analizzare la partita abbiamo preso 3 gol, di cui 2 su rigore e 1 su palla inattiva, quindi a livello di gioco il gioco del Carpi non è che l'abbiamo poi così sofferto, abbiamo sofferto su alcune situazioni che secondo me potevamo gestire meglio e potevamo affrontare in modo diverso. Sì, no, beh, non c'era, nel senso che comunque proprio col braccio non l'ho toccato, però infatti non ha dato neanche la munizione, però ecco, c'è il rammarico soprattutto per il risultato, per quello che comunque è il derby che non poteva finire così, ecco. Ma è vero che comunque la classifica si sta delineando un attimino, però noi dobbiamo pensare a fare queste ultime partite, queste ultime 9 partite, affrontandole. Non chiaramente come quella di stasera, ma come tutte le altre che abbiamo affrontato durante il campionato. E dobbiamo ragionare partita dopo partita. Adesso domani abbiamo il giorno libero per staccare un attimino dopo le 3 partite consecutive e arrivare pronti alla partita di domenica prossima, che deve essere comunque un risultato positivo.